Ecco, faccio una cosa nuova. Essa già si produce. Non riconoscete? Nella commemorazione della Madonna dell'Ascolto e del Servizio, celebriamo l'inizio del tempo post-capitulare, in cui siamo inviate a costruire comunità sinodali centrate su Cristo, essendo tra le giovani profeti di speranza. Tempo di gioia, festa e servizio, in cui consegniamo il vino nuovo della Docibilitas, con il quale rafforziamo la diversità degli scenari in cui ci troviamo, dai cinque continenti, Asia, Europa, America, Africa, Oceania. La vocazione religiosa salesiana, che ci fa un solo cuore e un'anima sola, con la forza dell'amore, dell'armonia e delle ricchezze della diversità. Tempo del Pentecoste carismatico, in cui insieme abbiamo cercato di porci nel cuore della contemporaneità, ascoltando la realtà, attraverso una lettura credente della complessa storia che dobbiamo vivere, crescendo in docilità allo Spirito Santo, riconoscendo oggi, con il suo aiuto, nuovi modi per costruire le basi di un futuro con fede e speranza. Insieme è il momento di celebrare le nozze di servizio fraterno, umano e solidale, aperte ai segni dei tempi e in ascolto della parola, per fare come Maria quello che ci dice. Thank you.
Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutte voi. Bene, carissime sorelle, capitolari, cara Madre Chiara, il mio saluto a tutte voi, a tutto il Consiglio Generale, un saluto pieno di questa gioia che condivido con voi per il fatto di aver celebrato di un modo così, così splendido, così profondo, il 24° capitolo generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nei tempi dove non era così detto facile di viverlo per le minacce sanitarie. E, grazie a Dio, penso che sentite profondamente che è stato un grande dono, anche con questa ultima carezza che il Santo Padre vi ha fatto. Che già anticipo, è una emozione che deve tradursi dopo in una vitalità del carisma, come sapete molto bene, no? Ringraziamo al Signore perché nel suo spirito sia fatto presente in tanti modi e mezzi. Signore, anche sapendo che i nostri cuori, il nostro cuore vuole amare, servire e donarsi, per tu sai anche che siamo a volte deboli, fragili, ti chiediamo il perdono, imploriamo il tuo perdono. Le minacce e le situazioni emergenti causate dalla crisi ecologica, che hanno un'evidente radice umana, sono un appello alla conversione e allo sviluppo di un'ecologia integrale che ci chiede uno stile di vita autodefinito, pratiche quotidiane alla ricerca della giustizia ambientale, che aumentano la solidarietà, soprattutto con i più poveri, e l'uso responsabile delle risorse. Il nostro disinteresse nel promuovere progetti che promuovono la generatività, garantendo la costruzione di un nuovo ordine sociale che abbia come nucleo il Vangelo. La mobilità umana non rappresenta più un'emergenza temporanea, ma strutturale, e molte volte suscita allarme e paura, diffondendo una mentalità xenofoba. Perdona, Signore, il debole impegno di assumere nella nostra azione educativa i quattro verbi proposti da Papa Francesco a favore dei nostri fratelli migranti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. La pandemia di Covid-19 ci ha sfidato a cercare nuovi modi per evangelizzare, educare e vivere la nostra vocazione salesiana con e per i giovani. Signore, la nostra paura di intraprendere nuovi cammini che promuovano percorsi di formazione integrata per bambini, giovani e adulti, basati sulla ricchezza del Magistero, della dottrina sociale della Chiesa.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Come il suo popolo eletto, Dio ci ha riuniti in questo tempo di assemblea capitolare, dagli estremi confini della terra, per cercare vie di generatività che confortino, guariscano e accompagnino le comunità educative nella diversità degli ambienti in cui sviluppiamo la missione a cui siamo inviati, perché è un Dio e Padre che salva. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Thank you.
Il Signore ci sfida a credere e vivere in chiave di speranza, dono di ogni giorno, perché continua ad amare, continua a creare e fa nuove tutte le cose. Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini. Per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Gliela conferì, come è detto, in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo riproverarono, lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
Comincio dicendo che nella sacrestia una sorella mi ha detto: mi dai l'omelia per metterla qui. Ho detto: io come il Papa abbraccio, do il meglio di me. No, con questo voglio dirvi che davvero mi sembrava un momento molto particolare, che mi chieda anche di esprimermi con le emozioni, non soltanto con la formalità. Di fatto ho letto il testo ufficiale del Santo Padre, ho letto quello che vi ha detto, è la stessa fonte, però ha fatto come a Junio, lascia troppo formale e dopo emerge. Cara Madre Chiara, complimenti, tanti auguri nel nome del Signore a te e a tutti voi come capitolo generale, massima assemblea dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per questo tempo di grazia, tempo dello Spirito. Ricordo che nel mio saluto, quello che non ho potuto darvi, dicevo con profonda convinzione che era l'ora dello Spirito. Lo credo, lo ritengo e sono convinto che quando tutto si fa con onestà in Dio, lo Spirito Santo ci aiuta con le nostre mediazioni umane a dare il meglio di noi stessi. E dopo noi dobbiamo continuare a impegnarci nella costruzione di quello che si aspetta di noi, però sapendo che le fondamenta sono state così, così belle. Un caro saluto veramente assieme a Madre Chiara, a tutto il nuovo Consiglio. Io penso che, come avrete detto voi, e con un grazie profondo a Madre Yvonne, dopo questi 13 anni, tanti altri però, 13 anni di un generosissimo servizio, e al Consiglio Generale che ha finito il loro servizio. Mi sembra che questo è un segno bellissimo della nostra, non soltanto maturità, ma profetismo come consacrati e consacrate. E noi non abbiamo lo stesso criterio che ha il mondo, almeno in questo. In altre cose dobbiamo essere sempre attenti e vigilanti. Papa Francesco ci lo ha detto anche, veramente. Allora, davvero che penso che è stata una grazia finire il capitolo generale dopo un anno di attesa, di sofferente attesa, però come sempre Dio mai permette che la nostra generosità sia più grande che la di Dio stesso. È andato benissimo il capitolo e alla fine questo grandissimo dono di paternità spirituale del Santo Padre, che ha voluto mostrarvi anche quanto vi ama e quanto grande è la fiducia che ha in voi e le attese che la Chiesa ha in voi. Bene. Primo punto, secondo e terzo, soltanto tre, e non, prometto di non stancarvi. Per questo vi parlo così con il cuore, perché quello che vi dico è lo stesso che tante volte esprimo ai miei confratelli, dicendo: attenti, perché a volte io penso che il nostro servizio è un servizio dove dobbiamo incoraggiare ai confratelli, le consorelle, dobbiamo aiutare a salire più in alto. Voi sapete molto bene, come io, che celebrare un bellissimo capitolo generale non significa che oggi l'ultima delle sorelle in qualsiasi parte perduta del mondo porta nel cuore le profonde convinzioni. Prima, perché umanamente non è possibile, non hanno vissuto quello che voi avete vissuto. Qual è la grande sfida? Lo sapete bene: trovare i mezzi e il modo di fare arrivare di un modo veramente anche affettivo e effettivo questo tempo dello Spirito, con la freschezza che lo Spirito ha voluto offrire in questo momento storico all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. E questa è veramente la grande sfida di governo per Madre Chiara e il Consiglio, e dopo anche tutti voi, tornando alla Ispettoria. Non serve soltanto l'arricchimento personale. E questo è, secondo me, un grande impegno
che abbiamo tutti noi. Io sono il primo che continuo con queste grandi convinzioni e con delle scelte molto particolari e precise, perché tutto non si può comunicare di modo efficiente. Allora dire quali sono le grandi cose. Lo sapete bene, noi abbiamo un rischio nella vita consacrata nella Chiesa, è questo: c'è una tendenza a credere che dire alcune parole significa vivere le parole. Sappiamo che non è così. Dire sinodalità non significa che la sinodalità è già un fatto. Dire docivilitas, che viene dell'antica tradizione della Chiesa, non significa che siamo pronti per essere giustamente disponibili per il lavoro dello Santo Spirito in ciascuno, ciascuna di noi. E così possiamo dire tante cose. Allora, assieme a un profondo sentimento di grande emozione con voi, io sì vi dico, è un momento prezioso per mettere a tutto l'Istituto in questo tempo di grazia e di fedeltà carismatica, parola che il Santo Padre vi ha ricordato parecchie volte. Il carisma non è proprietà nostra, è un dono dello Spirito, e la fedeltà carismatica chiede creatività, secondo me, chiede capacità per sognare nelle risposte agli ultimi. Questo sarà nella terza parte. Per esempio, per questo vi dicevo che vi parlo a braccio e come fratello tra le sue sorelle. Quando ho letto le parole del Santo Padre, che dice con profonda preoccupazione nella Chiesa, no, non in voi, che dobbiamo essere attenti alla mondanità, e io ho detto capisco il profondo senso del Santo Padre, e subito mi ho detto però io credo che dobbiamo essere molto attenti, perché se non si fa una lettura adeguata di questo, il rischio è grandissimo. Se per non avere il pericolo della mondanità ci chiudiamo nelle nostre case, facciamo un grave danno al carisma, perché lo stesso Papa chiede una Chiesa, se c'è bisogno, ferita, con le ferite del mondo. Chiede una Chiesa che sia ospedale, e nell'ospedale c'è il sangue, c'è il dolore, per una Chiesa di ospedale di campagna. E ha detto parecchie volte, io preferisco una Chiesa ferita, però che sta accanto dei feriti del mondo, che non una Chiesa pulita e lontana dal mondo. Vedete, questo secondo me sono i punti dove dopo dobbiamo appuntare, no? Lo trovo come un campo bellissimo e una sfida bellissima per tutto il nostro carisma nel mondo. E terzo, io sono convinto che il Santo Padre, che ha voluto avere questa carezza con voi anche nella celebrazione dei 150 anni, lo fa perché ha una profonda convinzione che io stesso gli ho sentito. Lui continua a essere felice di sentire e sentirvi, che lì, nei posti più lontani, sempre vi trovate e con i più poveri. E questa è l'ultima parola d'ordine che io voglio condividere con voi. Il Vangelo d'oggi è l'esempio perfetto. Un cieco, vuol dire allontanato da tutti, che aveva bisogno di tutti per sopravvivere e che ha un incontro con Gesù. La faccio breve. È un incontro con Gesù che gli cambia la vita. Però attenti, sorelle, di nuovo, perché abbiamo il rischio, potenzialmente tutti, dire Gesù ha fatto il grande dono, ha curato a questo cieco e dopo è tornato a vedere. Bellissimo. Vi faccio un'altra lettura. L'incontro di questo uomo cieco con Gesù è stato per lui un recupero non soltanto della vista, ma della dignità. È stato un incontro di profonda umanità. È stato ascoltato quando chiamava chiedendo aiuto. E così potete dire, carissimi miei, queste sono le voci che noi abbiamo
dappertutto nel mondo. Per questo la mondanità e la non mondanità deve andare della mano dell'ascolto dei voci e gridi dei nostri ragazzi, le ragazze, con la vostra scelta bella per la dignità della donna, di quelle più colpite. Questo è il punto. E secondo me, e finisco con questa convinzione, vedete, le tantissime cose che avete riflettuto, che ancora non ho potuto leggere il vostro documento, però un giorno quando mi arrivi lo farò, io penso che si può risumere in una cosa che sta nel nostro momento fondazionale. Lo dico modo mio così. Se ciascuno e ciascuna delle ragazze, i ragazzi, bambini e giovani che hanno un incontro, adesso parlo di voi, e che avranno un incontro con ciascuna delle suore figlie di Maria Ausiliatrice nel mondo e dappertutto, fa l'esperienza che questo incontro è stato un incontro umano, che è stata una carezza di Dio trovare a questa persona, a questa figlia di Maria Ausiliatrice, che anche se non ha trovato la soluzione al suo problema, si è sentita accolta, si è sentita guardata con tanto rispetto. E potete mettere altri qualificativi. Se questo è così, e se questo fosse così sempre, tutti i giorni, dappertutto nel mondo, questo sarebbe una vera rivoluzione per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, lo stesso per i Salesiani di Don Bosco. Vedete come si può risumere anche le Costituzioni alla luce di una pagina del Vangelo, di un modo che cambia, che significa, se noi veramente siamo questa mediazione di Dio, come è stato Gesù per quel cieco, è un cambio radicale. Significa tornare a casa con l'odore a pecore, però per un odore che parla di Vangelo, che parla di salvezza, che parla di santità. Penso nelle grandi figure che avete nell'istituto, le grandi missionarie dell'inizio o dell'anno 70. Penso tantissime delle nostre sorelle donne dappertutto nel mondo o nelle vostre ispettorie. Quelli che hanno lasciato un più profondo ricordo non sono stati quelli che avevano tutto sicuro e pulito. Già, ne vi parlo dei Salesiani. Sono quelli che hanno sentito nel cuore che la loro vita era una vita per essere condivisa con i più bisognosi, con le ragazze più povere, con quelli che disturbavano, con le più difficili. È così. È la dinamica del Vangelo. Per questo Papa Francesco vi ha detto attenti a non perdere mai l'umiltà e la piccolezza dei primi tempi. Non dobbiamo dimenticare come siamo nati noi in una piccolina cappella in un prato e voi in una piccola scuola con conflitto già anche dall'inizio. Siamo nati così. Allora, non perdere mai la guida è la nostra grande fortezza. E io penso che sarà il grande frutto del capitolo generale, che dopo lo avete espresso in profonde convinzione e espressione. Carissime sorelle, è questo che voglio condividere con voi a braccio, non perché sia un messaggio per voi, perché è una convinzione profonda che porto. Giorno per giorno il Signore ci insegna che questa è la vera dinamica del Vangelo che produce frutto. Tutto l'altro, prima o dopo, cade. Dobbiamo credere veramente questo. I nostri sforzi per veramente essere accanto di quelli che chiamano con il suo problema di vista, che ti dice ho bisogno, mi manca questo. Questo è il punto che farà che il mondo dica ma queste chi sono? Perché se noi, vita consacrata, facciamo lo stesso che tutti gli altri, di un modo più o meno,
questo prima o dopo sarà irrilevante. E il nostro carisma non può essere irrilevante, non lo è, io sono convinto, e per questo Papa Francesco ha voluto dirvi coraggio, grazie, e per questo sono qui, la sua presenza diceva questo. Io per questo, cara madre Chiara, sorelle del capitolo, complimenti per il vostro lavoro, complimenti per la freschezza che in Dio avete dato all'Istituto, faremo un cammino, come al solito, insieme per garantire che siamo nati oggi e per sempre per le ragazze e i ragazzi più bisognosi, per essere mamme, amici, amiche, papà, fratello, sorella dei più bisognosi, per dare la mano e avvicinare a tutti questi all'incontro con il Signore Gesù. Quando è così, non c'è nessun rischio, secondo me, di mondanità. Che il Signore vi dia tanta grazia e forza e benedica questo tempo del capitolo che comincia dopo oggi. Amen. Non vedo il credo, però vi invito, come non è facile dire in italiano tutto, penso che è un giorno bellissimo per esprimere la nostra fede. Vi invito a rispondere con questa profonda convinzione ciascuno, ciascuna, nel dire sì credo. Carissime sorelle, crediamo in Dio che è Padre, il Creatore, il Dio dell'amore, Signore della misericordia. Crediamo nel Signore Gesù, Figlio di Dio, morto e risorto per il grande dono del Padre. E crediamo nel Santo Spirito che vi assiste, che guida la Iglesia e la nostra vita. Sì, credo. Crediamo nella Chiesa, in comunione, questo è anche sinodalità, la comunione. Crediamo nella Chiesa che deve annunziare anzitutto non se stessa, ma Cristo il Signore. Crediamo che c'è un perdono per i nostri peccati? Sì, credo. Crediamo che la Madonna per noi, Madre di Figlio di Dio, Madonna Ausiliatrice, è stata veramente il grande dono della mediazione nella Incarnazione. Crediamo che c'è una speranza e una risurrezione per noi come dono gratuito di Dio. Crediamo nella vita eterna? Sì, credo. Questa è la nostra fede, la fede che confermiamo, la fede che abbiamo ricevuto come grande dono di Dio. Amen. E ti benediciamo, Signore, ti ringraziamo per la tua presenza nella nostra vita, nella vita dell'Istituto, della Chiesa, dell'umanità. Ti invochiamo e ti benediciamo. Ad ogni invocazione rispondiamo: venga a noi il tuo regno di speranza e solidarietà. Il tuo regno di speranza e solidarietà. Que nous puissions être dociles à l'action de l'Esprit Saint pour faire une expérience personnelle du Christ à travers l'écoute de la parole, les sacrements, la communauté,
la prière quotidienne et la rencontre avec les plus nécessiteux. Preghiamo. May our communities become places where synodality is lived and where priority is given to formation and accompaniment. With Mary as our model and teacher, may we carry this out animated by the same criteria, the same sense of belonging, and the same gratuitous love, after the example and style of caring of Mother Mazzarello. Preghiamo. La fuerza del Espíritu Santo. La audacia nos dé audacia de realizar en nuestras conferencias, inspectorías y comunidades locales una propuesta evangelizadora que parta del cuidado de la familia, que promueva la conciencia de su rol en el cuidado y en la realidad educativa, creyente, solidaria, comunidad empeñada con el bien común, en el cuidado de la casa común. Preghiamo. Que aceitemos o desafio de favorecer uma formação permanente que permita o exercício do discernimento pessoal e comunitário diante dos desafios do cotidiano, o crescimento de atitudes e capacidades de relações e o fortalecimento no cuidado com as pessoas e a reconciliação comunitária, social e apostólica. Preghiamo. Venga a noi il tuo regno di solidarietà, di solidarietà. Che Madre Chiara e le sorelle del Consiglio Generale possano sentirsi rafforzate dall'affetto e dalla fiducia dell'Istituto nella delicata missione di essere segno di unità che dà senso alla rete di vita e missione vocazionale, comunitaria, fraterna e solidale. Preghiamo. Abyśmy potrafiły na nowo docenić asystencję salezjańską jako styl towarzyszenia wychowawczego, tworząc przestrzeń dla słuchania, która pozwoli nam dotrzeć do wszystkich, szczególnie do młodych, najbardziej potrzebujących, wzbudzając w nich znaczące pytania i prowadząc ku autentycznym wyborom zgodnym z ich projektem życiowym. Preghiamo. Ti preghiamo e ti ringraziamo, Signore, per il nostro rettor maggiore Don Angel. Continua a sostenerlo nella missione che gli affidi, perché il Dami Animas raggiunga tanti giovani, specialmente quelli più bisognosi. Preghiamo. Accogli, Padre buono, questa nostra umile preghiera, che si compia la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Fate quello che vi dirà. È un'espressione audace e piena di fiducia. Maria non sa cosa dirà Gesù, ma ci invita ad accogliere le parole che egli dice. Ancora di più, chiedi che queste parole siano messe in pratica. Sul tuo altare, Signore, poniamo l'offerta del lavoro e della redenzione di ciascuna delle nostre sorelle, che con la vita rendono efficace il mio uomo, il livello solidale in tutto il mondo.
Fate quello che vi dirà. Alle nozze di Cana, Maria lascia che si manifesti la potenza di Dio. In questi due mesi, la presenza del tuo Spirito Santo ci ha permesso di tessere un'unica grande rete di sogni, speranze e opzioni prioritarie. In risposta al grido della contemporaneità, colpita dalla pandemia, dalla fame e dalla guerra. Fate quello che vi dirà. Questa è la nostra festa. Questo è il tempo della sinodalità e del prolungamento dell'esperienza della Pentecoste capitolare come tempo di grazia e di benedizione. Così, pregate, sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo, perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui, le schiere degli angeli adorano la Tua Maestà Divina e nella eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'imno di lode.
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. E rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa e Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Di modo particolare possiamo ricordare oggi a tutte le figlie di Maria Ausiliatrice che in questi 150 anni hanno offerto il dono della loro vita per il bene di tutti gli altri, dappertutto nel mondo. E nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, Don Bosco, Madre Mazzarello, i Santi Beati, martiri della nostra famiglia salesiana, e tutti quelli che in ogni tempo ti furono graditi
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù risorto, presente in mezzo a noi, e illuminati dalla sapienza del Vangelo che dobbiamo annunciare, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù risorto sia con tutte voi. E con il tuo spirito. E nel suo nome ci desideriamo il dono della pace. La pace. La pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo insieme. A vino nuovo, odri nuovo, vicinanza, prossimità, offerta e incontro, di gioia e festa, di speranza e impegno. Siamo pietre vive dell'istituto delle vittime di Maria Ossetrice, e nel cuore della contemporaneità sono pronte a fare ciò che Gesù ci grazie. Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, il Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Con vera gioia, con questo profondo sentimento di tornare con tanta vita alle ispettorie, con la certezza che lo Spirito Santo guida e accompagna, nel nome del Signore andate in pace.
Thank you.